sbocciano nuovi fiori su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Sì, e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, avete capito bene, nuovi fiori di carta per decorazioni bellissime. Mi avete detto in moltissimi che i miei fiori vi sono sempre piaciuti, ma che molto spesso li trovate veramente complicati da fare. In realtà non è così, sono tutti molto semplici i fiori che vi ho proposto. Magari sono un po' da colorare, da sistemare nelle colorazioni e vi fanno perdere un po' più tempo. Ma oggi ho un fiore a prova di pigrizia, un fiore che si fa in 5 minuti, è bellissimo per agghindare bigliettini, scatole da regalo, qualunque cosa voi vogliate abbellire, e si fa veramente in un attimo con della semplicissima carta colorata. Attivate la campanella per non perdere i successivi video, se vi va aiutate Arte per te tramite il pulsante PayPal, ma soprattutto venitevi ad iscrivere sulla pagina Facebook di Arte per te, 3 video al giorno per rinfrescare la vostra creatività, e venite vi iscrivere anche sul mio account Instagram, cercate sempre il pennello bianco su fondo rosso e la scritta Arte per te, e lì dietro si cela la vostra pazza amica Ombretta. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questo semplicissimo e bellissimo fiore come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare questo bellissimo fiore super facile per decorazione. Allora, della colla io userò l'attaccatutto per incollaggi veloci, vi lascio il link nel box informazioni, un cutter, un righello, 2 cartoncini dello stesso colore che siano 5 cm per 24 e 2 cartoncini che abbiano un colore differente a contrasto e di cui uno abbia lo stesso colore dei cartoncini rettangolari che siano 15 cm per 15 cm. In realtà questi non sono proprio 15 cm per 15 cm. Quello fucsia è 15x15, mentre quello giallo è mezzo centimetro, neanche, 4 mm più piccolo. Vedete, sborda di più quello fucsia. Bene, quindi fatene uno 15x15 e uno 14,6x15. Io ho fatto più piccolo quello giallo. Ci occorrerà anche un bulino e una base da taglio. Cominciamo subito e cominciamo dai cartoncini 5x24. Col bulino segniamo i margini a 1 cm, tracciando le linee col bulino. 1 e 1 cm da quest'altro lato. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro cartoncino. E 2, voilà. Adesso con il taglia balza tagliamo tante righine una accanto all'altra alla distanza di circa 4 mm in questo cartoncino, da riga a riga. Nel secondo dei 2 cartoncini facciamoli leggermente più larghi, 0,5 cm. Lo mettiamoli da parte. Adesso prendiamo i cartoncini più grandi. Anche da questi prendiamo, lasciamo un margine di 1 cm da una parte e di 1 cm dall'altro, e tagliamo delle linee sottili una accanto all'altra. Da piega a piega.
stessa cosa anche con la carta fucsia. A questo punto prendiamo i primi due rettangolini, sporchiamo un margine con un po' di colla, così, e pieghiamo il margine su se stesso, in questo modo. Voilà, e facciamo incollare ben bene i due margini. Stessa cosa anche con l'altro rettangolino. Su quello con le frangine più strette vertiamo un punto di colla e piano piano iniziamo ad arrotolarlo su se stesso. Finito di arrotolare il primo rettangolino, le prime frangine, prendiamo le altre e continuiamo a girare attorno a quello che già avevamo arrotolato. Così. E allarghiamo un po' il centro. Nel frattempo prendiamo i due rettangolini di carta, sovrapponiamoli, uno e due, incollandoli per il centimetro che avevamo lasciato libero, così, perfetto. Quindi pieghiamo unendo le due parti, così, facciamo incollare ben bene. Quindi abbiamo sovrapposto, quindi incollato un margine unito all'altro margine unito. Mettiamo la colla sul margine inferiore, così, prendiamo il centro del nostro vecchio fiore e piano piano arrotoliamo a ciò che avevamo fatto prima. Non appena compiamo il giro, a seconda se disavanza o meno, nel mio caso disavanza, prendiamo le forbici ed eliminiamo l'eccesso, perché è possibile che ci sia un eccesso. Voilà! Allora voi direte, potevi farlo fare più stretto? No, perché a seconda di quanto stretto voi giriate la rondella centrale, è possibile che abbiate bisogno di tutta quella circonferenza. Se stringete di più potete farlo più stretto, ma a tagliare c'è sempre tempo. Ad aggiungere invece, una volta che non ne avete, non potete aggiungere carta, quindi è sempre meglio farlo un po' più grande e poi tagliarlo man mano che lo si avvolge. Guardate che bei fiori, bellissimi per ornare pacchi, tavole, fare segnaposto, immaginateli dorati e rossi per Natale. Insomma, sbizzarrite la creatività in maniera semplice e create tutti i fiori che desiderate in maniera semplice e veloce. E noi ci vediamo dopo le foto. Sorta
di gerbera barra girasole, è un fiore un po' indefinito, diciamo la verità, però è bello, è bello a vedersi, è il fiore che sboccia dalla vostra creatività. Dategli il colore che preferite e adornate il mondo con la vostra creatività. Se il video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, ma sempre vi aspetto qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!